non ve lo fate scappare. Buongiorno, Corte di Finanza. In occasione del periodo natalizio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa hanno intensificato i servizi a contrasto di ogni forma di abusivismo e contraffazione di prodotti non sicuri e nocivi per la salute dei consumatori. In particolare, nel corso del monitoraggio dei social network e delle piattaforme digitali di vendita online, i finanzieri hanno individuato due soggetti residenti in città, i quali in diretta su internet pubblicizzavano e distribuivano capi di abbigliamento e calzature di prestigiosi marchi nazionali ed esteri, palesemente contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Li hanno così identificati tra le mura domestiche mentre realizzavano dei veri e propri mercatini telematici, prendendo gli ordini dei clienti e, pur di aumentare le condivisioni dei post, pianificavano un'estrazione a sorte che consentiva ai followers più attivi la vincita di giubbotti e scarpe. Questa volta però tra gli utenti c'erano anche i finanzieri che, atteso l'inizio della diretta giornaliera, hanno bussato alle porte dei soggetti coinvolti, i quali, con stupore e grande imbarazzo per essere stati colti in flagranza di reato, hanno immediatamente interrotto il collegamento. Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti, con la contestuale denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria per violazione delle norme che tutelano il marchio d'impresa.